ragazzi, qualche dubbio, qualche domanda su queste cose che abbiamo detto? Cosa abbiamo visto? Quindi abbiamo visto questa regolazione che in alcuni piatti, chiaramente quelli un pochino più medio-grandi, insomma, non quelli piccoli, piccolissimi, è abbastanza utilizzata perché è un discreto compromesso, come potete vedere, fra effetto utile che si ottiene, complicazione, quindi costo dell'impianto, vedete là. L'intervento sull'impianto è minimo, insomma, non è che costa granché fare questo circuito di bypass, non c'è bisogno di regolare la velocità del motore, contemporaneamente non è così dissipativo come una semplice valvola di strozzamento. Poi magari tra un attimo andremo a vedere anche insomma, quale tipo di pompa è più diciamo più questo tipo di regolazione è più diffuso su alcune tipologie di pompe, vedremo come mai su alcune è particolarmente indicato, per alcune pompe è particolarmente indicato questo tipo di regolazione. Riepiloghiamo un attimo quello che abbiamo detto. Allora, condizioni nominali di funzionamento. Significa che l'utilizzatore ha bisogno di tutta la portata per la quale è stato progettato quell'impianto, per la quale è stata scelta quella pompa, e quindi questa portata è quella che, in questo esempio in figura, è la portata Q1, che corrisponde al punto di funzionamento 1 che classicamente abbiamo individuato dall'intersezione della caratteristica interna della pompa con la caratteristica esterna del circuito. Quindi l'utilizzatore ha bisogno della portata nominale Q1 e gliela si fa arrivare tutta la portata Q1, quindi significa che questo circuito di bypass è escluso. Come si fa a escluso? Cioè chiudendo la porta qui davanti al flusso, e quindi non facendo tornare indietro a monte niente del fluido inviato dalla mandata della pompa, il quale procede tutto verso l'utilizzatore, quel serbatoio utilizzatore. Ok? Ci siamo? Punto di funzionamento classico. Nel momento in cui l'utilizzatore chiede una portata minore, incominciamo ad aprire in relazione a quanto minore deve essere questa portata, e facciamo finta che chiede un po' di acqua, facciamo sempre finta che il liquido sia acqua, chiede quel serbatoio, chiede un po' d'acqua in meno come è sua esigenza, e quindi incominciamo ad aprire questa valvola. Aprire questa valvola significa mettere in comunicazione i due circuiti, quello principale e questo piccolino che abbiamo chiamato di bypass. Due circuiti che all'interno del quale passa un liquido con le stesse caratteristiche energetiche, insomma la prevalenza di quel liquido qua è sempre la stessa, è quella che la pompa gli ha dato, poi dove lo mando, la prevalenza quella è, ok? Come si ripartiscono queste portate nei due circuiti? Si ripartiscono appunto in base al fatto che
in un circuito ne passa un'aliquota in funzione della caratteristica esterna di quel circuito, nell'altro ne passerà un'altra aliquota, la somma di queste portate deve essere pari alla portata che la pompa sta inviando, vi trovate, non ci va, a meno che non ci sia un buco da qualche parte, insomma, di qui non si scappa. Quindi, se io voglio caratterizzare l'insieme di questi due circuiti che vedono questa portata ripartirsi parte nel principale e parte in questo circuito di bypass, io come lo caratterizzo? Semplicemente andando a punto per punto, a parità di prevalenza, sommare le portate che smaltiscono rispettivamente il circuito principale e il circuito di bypass. E quindi su questa, se questa, chiaramente devo conoscere questa curva E', come a suo tempo abbiamo discusso su come facciamo a disegnare la curva E, chiaramente la logica è la stessa, non l'ho ripetuto perché ormai sono passate settimane, se non dire mesi, da quando abbiamo introdotto per la prima volta la curva caratteristica di un circuito, e quindi cosa c'è dietro quella curva immagino che ormai sia scontato, insomma, perché non è. Quindi è chiaro che noi non è che la troviamo da nessuna parte, non è come la caratteristica interna che dice vabbè, sfogliamo le pagine di un catalogo, cioè che problemi abbiamo, non è un problema nuovo. La curva caratteristica esterna è problema nostro, nel senso che non la troviamo da nessuna parte, la dobbiamo calcolare noi punto per punto in base alle caratteristiche costruttive geometriche di quel circuito all'interno del quale noi vogliamo andare a montare una certa pompa, ok? E questa, chiaramente, la logica è la stessa anche per questo piccolo circuito di bypass. È chiaro che avrò questa curva E' se questo tubo lo faccio appunto di una certa lunghezza, come vi ho detto, si raccomanda che sia la più corta possibile. Se io lo facessi più lungo, più tortuoso, qui avrei una pendenza maggiore per la curva E'. Se ci mettessi degli organi di intercettazione oltre questa valvola, insomma, proprio volendo fare una cosa sbagliata, insomma, andassi a complicare ulteriormente questo circuito, avrei un altro tipo di curva. Quindi questo è un esempio, la logica è la solita, quella con la quale caratterizziamo un circuito. Dipenderà dal materiale, chiaramente, se questo circuito di bypass lo facciamo in rame, se lo facciamo in acciaio zincato, se lo facciamo in ottone, insomma, tutte quelle caratteristiche che praticamente determinano l'andamento delle perdite di gamma. Una volta che l'ho geometricamente e materialmente caratterizzato, quindi l'ho costruito, il materiale è quello, le curve sono quelle, le valvole sono quelle, è chiaro che le perdite crescono sempre con la solita legge quadratica in funzione della velocità con la quale il liquido passa all'interno. Ecco perché questo andamento non lineare ma parabolico che troviamo. Okay? Quindi questo qui che vediamo è un esempio, diciamo, tenendo conto di come è costruito questo circuito, tenendo conto di come variano le perdite all'interno di questo circuito, quel circuito di bypass è caratterizzato da questa curva E'. Ok? Ci siamo? Il circuito principale, abbiamo detto, è caratterizzato dalla curva E. Quando funzionano entrambi, e quindi quando è un po' aperta quella valvola, e quindi la caratteristica di quel circuito di bypass è questa, okay? Per fare un esempio, è questa E'. I due circuiti funzionano in parallelo. La caratteristica risultante di tutto l'impianto costituito dall'aspirazione, la mandata più il bypass è una curva somma che si ottiene appunto, dicevamo, sommando a parità di ordinata, sommando i valori delle ascisse che corrispondono alla caratteristica E ed alla caratteristica E'. Ok?
ok? E in questo modo costruiamo punto per punto, ripetendo questa operazione per ogni ordinata, costruiamo questa curva E maiuscola, che sarà la caratteristica risultante di tutto quel circuito, quello principale più il bypass. Il punto di funzionamento in cui andrà a collocarsi il nostro sistema pompa circuito non può non essere che sempre l'intersezione di quello che la pompa è in grado di dare, ovvero uno dei punti della sua caratteristica interna, con quello che il circuito, questa volta il circuito complessivo, richiede. Che cosa richiede il circuito complessivo? Questa nuova curva E maiuscola che abbiamo costruito per punti, come abbiamo detto, e quindi è chiaro che il nuovo punto di funzionamento non può che essere sempre l'intersezione della caratteristica interna di quello che la pompa è in grado di fare, ok, con quelle che sono le richieste, le esigenze del circuito. In questo caso queste nuove esigenze del circuito sono rappresentate, sono caratterizzate dalla curva E maiuscola, ok? Quindi il nuovo punto di funzionamento non sarà più 1, ma sarà il punto D, come è rappresentato in questo diagramma. Quindi quello che si nota è che la pompa si mette a lavorare su una portata maggiore, ok? E però questa portata maggiore, che potrebbe un attimo lasciare perplessi, dice: ma tutto questo lo facciamo perché l'utilizzatore mi sta chiedendo qualcosa in meno e noi poi lavoriamo con una portata maggiore. Come vi dicevo all'inizio, la logica è che a noi non ci importa quello che fa la pompa, è un tipo di intervento che non sta a guardare, non varia la caratteristica interna della pompa, come la variazione del numero di giri, non si preoccupa di strozzare. L'obiettivo, la logica di questo intervento è fare arrivare all'utilizzatore la portata che richiede, a prescindere da come si ottenga questo risultato. E infatti sì, la pompa si mette necessariamente per costruzione, come l'abbiamo costruita, essendo diminuite le perdite nel circuito principale, perché la portata nel circuito principale diminuisce, la pompa si mette ad elaborare una portata più grande, Q con D, però appunto alla mandata noi non invieremo questa portata Q con D. Q con D è la portata elaborata dalla pompa, ok? La pompa elabora la portata Q con D, però di questa portata una parte la facciamo tornare indietro e alla mandata, all'utilizzatore, faremo arrivare soltanto la portata Q con C, e nel circuito di bypass infatti passerà questa parte che abbiamo riciclato, cioè la ricircolato, cioè la differenza QD meno Q con C. Ok? Questo appunto fisicamente, ripeto, l'abbiamo detto prima, lo ripeto, non può essere diversamente così, perché tutta questa la pompa elabora tutta questa portata, ok, Q con D, però non è che può prendere tutta questa strada ed arrivare all'utilizzatore, perché per farlo, vedete, non a caso questo punto F non è un punto di funzionamento, è stato ricordato solo per rappresentare questa circostanza, nel senso che tutta questa portata Q con D, se volessimo farla arrivare al serbatoio, dovrebbe avere la prevalenza H con F, ma la pompa non gliela dà H con F, gli sta dando H con D, ok? E quindi è chiaro che tutta questa portata Q con D non può camminare tutta nella mandata, ma appunto avrà energia a sufficienza per in parte andare nel circuito principale. Quale parte? Q con C,
e in parte nel circuito di bypass. Perché proprio Q con C? Perché chiaramente la differenza Q con D meno Q con C è proprio quella che passa nel circuito di bypass. Perché? Perché noi come l'abbiamo costruita, come l'abbiamo ottenuta questa QE? Andando a sommare le portate che passano nel circuito di bypass e nel circuito principale, ovvero questo segmento CD intanto esiste in quanto abbiamo sommato la portata che leggiamo in corrispondenza del punto B, quindi la portata Q con B, l'abbiamo sommata alla portata che passa nel circuito principale, cioè la portata Q con C. Ok? E quindi in questo modo le portate si ripartiscono e il risultato è che l'utilizzatore vede ridursi la portata che gli arriva da Q con 1 a Q con C. Ok? Dubbi? Provo a scarabocchiare un'altra cosa. Quindi quello che dicevo prima, anche il collega mi ha chiesto una cosa. Questo, come dicevo, è corrispondenza di una certa. Se per esempio l'utilizzatore chiede una portata ancora più piccola di Q con C, quindi un valore a sinistra di Q con C, che cosa facciamo? Se che appunto è possibile, apriamo un altro po' la valvola. Aprire un altro po' significa aumentare la portata che passa nel circuito, ma soprattutto significa allargare la sezione libera al passaggio del liquido, quindi significa, diciamo, una riduzione secca di quella perdita concentrata che è rappresentata dalla valvola semichiusa. Quindi significa che se questa era la caratteristica del circuito di bypass corrispondente ad una certa apertura di quella valvola, se quella valvola la apro di più, come vi dicevo all'inizio, io ottengo una caratteristica di quel circuito simile a questa, ma con una pendenza minore, perché le perdite concentrate in corrispondenza di un'apertura minore sono più piccole. Ok? E quindi, diciamo, cresce più lentamente, una curva un po' più piatta, il suo andamento sempre parabolico, ma diciamo appunto quello che dicevo prima. Se io quella valvola la apro appena appena per far passare un filo d'acqua, avrei una curva di questo genere qua, non so se rendo l'idea. Quindi, diciamo, avrei questa curva e secondo, se vado a costruirmi con la solita tecnica la curva E risultante, okay, avrei una cosa. Non badate adesso se riesco a occhio a fare questa somma, ma diciamo qualitativamente avrei una curva E maiuscolo primo di questo tipo qua. Vi trovate? Come logica, lasciamo perdere se poi la figura non è perfetta. Vi trovate sì o no? Perché la logica è sempre la stessa. A questo punto devo sommare a parità di ordinata, devo sommare la portata che leggo qua, ok, con la portata che leggo qui, okay? Cioè questa portata qui sarebbe quella che passa adesso nel circuito di bypass, ok? E questa è quella che invece sta continuando a passare nel circuito principale. Sommo queste, ok, e più o meno dovrei ottenere questo punto qua, ok, e quindi se come al solito ripeto questa operazione per ogni ordinata dovrei ottenere una curva del sistema circuito principale più circuito di bypass caratterizzato da una curva tipo E maiuscolo, E primo maiuscolo, ok? Trovate? Il nuovo punto di funzionamento che fine fa? Sempre la logica rimane la stessa, sempre lo troverò intersecando questa E' con la caratteristica interna I e si sposterà da D a, diciamo, D'. Ok? Quindi cresce ulteriormente la portata elaborata dalla pompa, ma cresce anche
la portata che vado a bypassare, che sarà Q di D primo meno Q di C primo. Ok? E quindi all'utilizzatore io invio, quindi la pompa elabora QD', all'utilizzatore invio QC' e bypasso tutta questa A'D', QB', ok? E questo segmento AB' sarà sempre uguale, anche se non ci sembra in questo disegno che ho fatto io così ad occhio, però deve essere uguale al segmento C'D', e quindi questo sta a confermare che la pompa elabora QD'. Nel circuito di bypass facciamo ricircolare la portata QB', quella che rimane, ovvero la differenza QD' meno QB', essendo questi due segmenti uguali, quindi quello che rimane è QC' e questo va all'utilizzatore. E quindi abbiamo aperto un altro po' la valvola di bypass, abbiamo, vedete, il punto, la portata che mandiamo all'utilizzatore si riduce mano a mano che apriamo la valvola di bypass, mentre invece la portata elaborata dalla pompa aumenta mano a mano che apriamo la valvola di bypass. La pompa elabora una portata sempre più grande, ma l'utilizzatore ne vede una sempre più piccola, e è proprio questo il motivo per il quale facciamo questo sistema, adottiamo questo sistema. Ok? Ci siamo? Pensateci, se è tutto chiaro, potremmo ritenere concluso questo argomento con una piccola precisazione che vado a fare, altrimenti se ci sono dubbi chiariamolo, perché con questo insomma praticamente abbiamo chiuso tutto il capitolo regolazione della portata con questi, e i sistemi sono questi tre, quindi variazione della caratteristica esterna tramite valvola di strozzamento, variazione della caratteristica interna tramite variazione della velocità di rotazione della pompa, bypass. Sottolineo la differenza che questo bypass, in termini più semplici, perché non avevamo fatto riferimento ai due circuiti in parallelo, però se vi ricordate di questa possibilità di bypass ne avevamo parlato anche a proposito del compressore, però dei compressori. Però vi avevo detto, e adesso ve lo ripeto così è più chiaro, insomma è bene ogni tanto mettere anche in fila tutti i nostri discorsi, facciamo un confronto pompa-compressore, diciamo nel compressore questo tipo di regolazione è meno utilizzato per un motivo semplice, che quando io appunto comprimo e faccio ritornare all'aspirazione, come sapete, se qui dentro invece che un liquido ci passasse un gas, a seguito di una compressione, qualunque sia il rapporto di compressione, ma anche per piccoli rapporti di compressione, oltre alla pressione del gas aumenta anche la temperatura del gas. Per cui quando io lo faccio rientrare qui, che cosa faccio? Si uniscono la corrente di gas che sto prelevando dall'aspirazione con questo un po' più caldo, ok? Li comprimo, si riscalda tutta la portata, una parte torna indietro a temperatura più alta e quindi si miscelano e di nuovo vado a sollevare un altro poco la temperatura, quindi progressivamente, anche se di poco per volta, ma progressivamente nel tempo questo gas elaborato dal compressore avrebbe una temperatura crescente indefinitamente, insomma, ok? E questo chiaramente con tutti quegli svantaggi di cui abbiamo parlato a suo tempo, che adesso non starei. Quindi se voglio fare questa operazione con il compressore, qualche volta in qualche applicazione particolare si fa, lungo questo circuito di bypass io mi devo complicare la vita tramite uno scambiatore di calore, nel caso dei compressori che elaborano quindi un gas, metto uno scambiatore di calore che mi riporta la portata bypassata alla temperatura più o meno
della portata aspirata dal serbatoio di aspirazione. Okay? E quindi dovrei fare questa cosa. Oppure l'altra possibilità, ma lo posso fare solo se questo compressore sta elaborando aria, per esempio, io anziché riportarla all'aspirazione, la portata la bypasso e la butto via proprio. Chiaramente lo faccio se il fluido non mi costa niente, non è un fluido particolare che chiaramente avrei problemi a buttare via. E l'altra, oppure a parte l'aspetto economico, è un fluido che posso buttare in ambiente, non è inquinante, insomma, non è che mi altera l'equilibrio. Quindi solo in quelle circostanze potrei fare questo bypass, come si suol dire, a perdere, oppure ho bisogno di complicarmi la vita con uno scambiatore di calore. Questo se volessi adottare la tecnica di regolazione della portata tramite bypass a un compressore. Quindi, come vi dicevo, è meno utilizzata per questo motivo. Per i liquidi questo problema dell'aumento di temperatura non c'è, quindi il liquido tranquillamente può tornare all'aspirazione e seguire questa. Questo percorso. Ok, possiamo avviare o non vi preoccupate per l'orario, insomma, ci penso io a bilanciare tra le cose che dobbiamo dire e i vostri giusti tempi di recupero delle. Quindi se ci sono dubbi su questi, su uno di questi tre sistemi di regolazione, parliamo di adesso, altrimenti archiviamo questo capitolo. Ok, allora è tutto chiaro? Nessun dubbio? Molto bene. Allora, prima di archiviare, però, prima della nuova pausa, volevo solo segnalare una cosa molto semplice, poco impegno. Non so se ricordate quando abbiamo parlato delle turbine idrauliche, che praticamente sarebbero, diciamo, il corrispondente macchina motrice, corrispondente tra le macchine operatrici alle pompe. E avevamo introdotto con poco approfondimento, senza entrare nei dettagli, ricordo, perché sarebbe stato un po' fuori luogo, però avevamo introdotto un parametro che caratterizzava a quelle turbine, cioè un numero secco che, dal cui valore diciamo, potevamo comprendere quale tipo di turbina idraulica fra le varie soluzioni di Pelton, Francis, Kappa, ma non solo. Poi non so se vi ricordate, le Pelton possono essere a un sol getto, a due, a tre, eccetera, le Francis possono avere grado di reazione variabile, essere costruite diversamente, eccetera, e ognuna di queste è caratterizzata da un valore di questo indice che avevamo chiamato numero di giri specifico, ve lo ricordate? Okay. Che vabbè, nasce da un'esigenza che non mi sto ad annoiare, ne avevamo appena accennato, vediamo solo l'utilità pratica. Appunto, per le turbine era che in funzione di questo valore che oscilla, non so se vi ricordate, da alcune decine fino a parecchie centinaia, questo è più o meno il campo di variazione di questo parametro per le macchine di uso più diffuso, più comune, in funzione appunto di quel valore, quindi un numero quanto più era piccolo
scorrimento, tanto più, dicevamo, ci si spostava verso turbine Pelton più semplici. Per valori crescenti, valori molto elevati, n specifico di alcune parecchie centinaia, e allora significava che assolutamente c'era bisogno di una turbina assiale, per esempio una Kaplan. Questa era, quindi, trascurando un attimo la genesi di questo indice, questo è quello che ci interessa, cioè l'utilità pratica era questa, cioè a seconda del numero noi ricavavamo indicazioni sulla scelta della turbina da montare in un certo impianto di produzione. Qui, ribaltando il discorso nel campo delle macchine operatrici, pure però si può, viene definito questo numero di giri specifico, che sempre è funzione della velocità di rotazione, della portata e della prevalenza. In base anche qui, trascuriamo la genesi, come mai vengono fuori questi valori, è calcolato in questa maniera, con le opportune unità di misura. Questo numero è adimensionale, è un parametro adimensionale. E qual è l'utilità pratica, diciamo, per le turbine? L'abbiamo detto, l'abbiamo ricordato un attimo fa, ma per la pompa qual è l'utilità pratica? L'utilità pratica è proprio quella che, a seconda del numero che viene fuori, cioè se viene fuori 10, 15, 20 o 100, 150, eccetera, e cambia proprio quello che la potenza assorbita, visto che stiamo parlando ancora di regolazione della portata, abbiamo detto sostanzialmente, certo che conta anche la variazione del rendimento, l'abbiamo detto più di una volta, però sostanzialmente i due parametri principali che determinano la potenza assorbita chiaramente sono Q, E e H. Abbiamo visto come questi tre diversi sistemi di regolazione della portata portano effetti differenti su Q e su H, e quindi sulla potenza assorbita. Okay? Il primo sistema, quello di regolazione mediante strozzamento, quindi per variazione della caratteristica esterna del circuito, mi faceva ottenere una riduzione della portata, ma mi faceva crescere la prevalenza, e quindi, diciamo, bisognava capire se alla fine, facendo il prodotto, questa potenza che fine faceva. Okay? Sul sistema per variazione della caratteristica interna tramite variazione del numero di giri, e lì era molto semplice la risposta, nel senso che sicuramente al diminuire della portata, riducendo i giri, diminuiva la portata, diminuiva anche le perdite e quindi anche la prevalenza totale. Quindi entrambi i fattori di questa espressione diminuivano, quindi l'esito che fa la potenza assorbita con quella regolazione non aveva, non c'erano discussioni. Qui abbiamo, con il bypass, abbiamo l'inversione di tendenza rispetto al primo sistema, perché in questo caso, diciamo, mano a mano che l'utilizzatore mi richiede una portata più piccola, vediamo, in base a quello che avevo un po' scarabocchiato prima, però, diciamo, lo vediamo anche un po' su questo diagramma che abbiamo ancora sulla lavagna, abbiamo visto che mano a mano che l'utilizzatore chiede portate, vi ricordo quelle che vanno all'utilizzatore sono Q con C primo, come ve l'avevo indicata io prima, portate minori, la pompa elabora una portata più grande, e chiaramente, per come è fatta la sua caratteristica interna, se elabora una portata più grande, chiaramente la pompa ve la dà quella portata finché può, però ve la dà con una prevalenza più bassa. Ok? Benissimo. E quindi, come vedete, rispetto alla regolazione tramite strozzamento, qui ci troviamo in una situazione ribaltata, cioè facendo la regolazione tramite bypass,
costringiamo la pompa ad elaborare la portata più grande e a darcela con una prevalenza più bassa. Che fine fa la potenza? Non lo so, dipende caso per caso quale di questi due vince, prevale la variazione di questi due termini, prevale sull'altra. Tutto questo per dire che c'entra adesso, tutto questo per dire l'utilità di pratica, solo pratica, di questo parametro, il numero di giri specifico di una pompa, perché se noi andiamo a diagrammare in funzione della portata la potenza assorbita dalla pompa, si vede che per pompe caratterizzate da bassi valori del numero di giri specifico, quindi qualunque cosa, appunto Q e H variano in maniera tale che la potenza cresce al crescere della portata, ma diciamo in questo modo, ok? Questo con N con S che scrivo? Piccolo, ok? E quindi si vede che per pompe centrifughe piccole e non veloci, che sono appunto, se me ne vado a calcolare l'n con s, mi viene fuori un valore, diciamo facciamo tre categorie, piccolo, medio e grande, poi chiaramente c'è tutta la gamma intermedia che non mi sto a inventare, facciamo queste tre categorie, piccolo, medio, grande. Le pompe centrifughe più piccole, più lente, evidentemente facendo mica i conti mi danno vita, danno luogo a un numero di giri specifico abbastanza piccolo, e quindi sono caratterizzate da una curva di assorbimento della potenza in funzione della portata di questo tipo, il che significa che se vado a fare la regolazione per strozzamento, e che quindi praticamente riduco la portata e faccio aumentare la prevalenza, però il risultato finale è che, lo leggo qua sopra, che se passo da questa portata a quest'altra portata, alla fine prevale la riduzione di Q sull'aumento di H, ok? E la potenza assorbita diminuisce, okay? Per pompe sempre centrifughe ma un po' più grandi e un po' più veloce, quindi caratterizzati da un valore NS, quindi come dicevo prima mettiamoci una fascia media, un valore medio, la curva ha sempre un andamento crescente, però è molto meno ripida, è più piatta, è una curva, diciamo che questa è quella che caratterizza le pompe che presentano un numero di giri specifico, diciamo così, medio, ok? Per le pompe che elaborano, di cui ancora non abbiamo parlato, ma ce la caveremo in 5 minuti più tardi, le pompe che elaborano portate molto grandi, e tipicamente ho delle grandi pompe centrifughe molto veloci, o pompe addirittura assiali, di cui ancora non abbiamo parlato, però vi ricordate il discorso dei compressori assiali, insomma, per analogia. Quindi una pompa, quindi una pompa che somiglia a vederla, somiglia quasi a una turbina, si chiama una turbina cavo, quindi con un'elica in pratica come girante, ok, va bene, poi le vedremo anche se velocemente, ma chiaramente dedicheremo qualche minuto alle pompe assiali. Le pompe assiali presentano un andamento della potenza assoluta di Q un po' diverso da questo, cioè è un andamento che fa così, decresce e poi continua a decrescere, okay? Il risultato, la cosa interessante è che se la pompa durante il suo funzionamento viene regolata, per esempio questo sistema qui del bypass, che vediamo che mano a mano che l'utilizzatore mi chiede una potenza più piccola, mi fa aumentare la portata elaborata dalla pompa, e questa cosa però, se appunto, e stiamo parlando, ho dimenticato la cosa importante,
Parliamo di queste pompe a elica, assiali, scusate, pompe assiali, quindi caratterizzate da grandi portate, basse prevalenze, quindi da valori del numero di giri specifico grande. Questo è l'andamento. Vediamo che se noi facciamo la regolazione mediante bypass, quindi obblighiamo la pompa ad aumentare la portata erogata, per esempio da questo valore iniziale a questo valore finale, la potenza assorbita per questa categoria di pompe diminuisce, sempre per il gioco della variazione di Q ed H, a cui so, quindi di chi prevale. Prevale l'effetto riduzione di H rispetto all'effetto aumento di Q quando la pompa è caratterizzata da un NS grande. Quando è caratterizzata da un NS piccolo o medio, prevale l'effetto di riduzione di Q rispetto all'incremento di H. Questa è la sostanza. Ecco perché, appunto, tipicamente se io ho una piccola pompa centrifuga caratterizzata da NS piccoli, dal punto di vista energetico, esclusa la regolazione per variazione del numero di giri, che resta la migliore, ma supponendo di non poterla fare, e quindi mi restano o lo strozzamento o il bypass, se ho una piccola pompa centrifuga caratterizzata da, quindi da un valore NS piccolo, e mi conviene il semplice ed economico sistema dello strozzamento sulla mandata, okay? Quindi variazione della caratteristica esterna, il primo sistema che abbiamo esaminato stamattina. Se viceversa ho una pompa più grande, per esempio ancora centrifuga o addirittura assiale, comunque caratterizzata da valori del numero di giri specifico elevato, mi conviene di più il bypass anziché lo strozzamento della mandata. Questa è la conclusione. Ok? Chiara la logica? Dubbi, domande, osservazioni?